Un altro caso di positività al coronavirus in Serie A dopo quello di Daniele Rugani. Si tratta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria. L'Unione Calcio Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Ha qualche linea di febbre, ma sta bene. Si legge sul comunicato del club blucerchiato: la società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. La notizia della positività al test sul coronavirus del compagno di squadra Daniele Rugani ha raggiunto Cristiano Ronaldo in Portogallo. Il campione della Juventus era tornato a Madeira insieme a Giorgina e ai figli subito dopo la vittoria contro l'Inter della scorsa domenica per stare vicino alla madre, reduce da un ictus. Dopo avergli concesso 2 giorni di permesso, la Juventus ha comunicato che CR7 resterà ancora in Portogallo in attesa di sviluppi legati all'emergenza sanitaria attualmente in corso. Il paese lusitano ha inoltre vietato di volare da e verso l'Italia fino al 24 marzo. Il basket europeo si ferma per colpa del coronavirus. È arrivato infatti l'annuncio ufficiale della Euroleague Basketball, che ha deciso di sospendere le 2 coppe europee di propria competenza, l'Eurolega e l'Eurocup. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale apparso sui canali dei social network. 3 le squadre italiane coinvolte, Olimpia Milano in Eurolega, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia in Eurocup. L'epidemia di coronavirus mette a rischio anche le prossime gare delle nazionali. Un esempio riguarda Sergej Milinkovic-Savic. Il 26 marzo la Serbia sarà impegnata in Norvegia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. La UEFA ha deciso di giocare a porte chiuse, ma potrebbe non bastare. Il ministro della salute norvegese spiega: giocatori che vengono da aree infette verranno respinti o messi in quarantena. Per entrare dovranno dimostrare di essere stati fuori da zone infette, come l'Italia, almeno per 14 giorni. Stando così la situazione, l'ingresso di Milinkovic-Savic in Norvegia diventerebbe impossibile.